Francesco De Gregori suonerà al Bataclan durante il tour europeo. Francesco De Gregori sta per partire con una tournée internazionale che lo vedrà suonare, tra ottobre e novembre, nei principali club europei, tra cui anche il tristemente famoso Bataclan di Parigi, teatro del terribile attentato del 13 novembre 2015, in cui persero la vita 128 persone. Il messaggio di De Gregori sui social. Non è uno che le manda a dire, Francesco De Gregori, che affida alla pagina Facebook il messaggio lievemente polemico verso un certo tipo di show, che non sono quelli che lui ha in mente per la sua musica, preparando la scaletta per il nuovo tour. Vedo un sacco di concerti trattati come eventi muscolari, spesso c'è di mezzo la parola mega, grandi numeri, grandi palchi, grandi schermi eccetera. A me piacciono anche i posti piccoli, ho sempre amato i club, li ho già fatti e continuerò a farli. Quel suono un po' ferroso fatto solo per chi sta lì in carne e ossa, magari con una birra in mano e ogni tanto esce a fumarsi una sigaretta quando faccio un pezzo che non gli piace. E non si aspetta di rivedere tutto questo in televisione un anno o un giorno dopo. De Gregori spiega, in poche frasi, quello che sarà il suo spettacolo nei club, un incontro diretto con il pubblico. Il cantautore sarà accompagnato da Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano e tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre e Alessandro Valle al mandolino e pedal steel guitar. Su questa inedita formazione, De Gregori ha commentato, in questo giro di club che stiamo per fare non avremo un batterista, ci sarò io che batto il piede sul palco e basta. E poi ci saranno un paio di chitarre, un basso e una tastiera. La maggior parte dei batteristi che conosco ormai cercano di somigliare a una batteria elettronica e questa cosa non mi piace. Non credo ai musicisti che dicono sto cercando un nuovo suono. È il suono che di solito viene a trovare tu. E credo che con questa band succederà. Pezzi rari e Bob Dylan. Francesco De Gregori ha magistralmente tradotto e rielaborato alcune delle più grandi canzoni di Bob Dylan, ma in tour suonerà anche molti pezzi che non sono molto conosciuti. Le date all'estero saranno precedute e intervallate da alcuni concerti nei club italiani, il 13 ottobre al Vox Club di Nonantola, Mo, il 14 al Teatro della Concordia di Venaria Reale, Tu, il 26 alla Supersonic Arena di S. Biagio di Callalta, TV, e il 27 ottobre all'iClub di Trezzo sull'Adda, Mi. All'estero, invece, De Gregori suonerà al Theater Fabric di Monaco il 16 ottobre, al Volkhaus di Zurigo il 17, alle Madeleine di Bruxelles il 18, al Bataclan di Parigi il 20, al Den Atelier di Lussemburgo il 22, allo Shepherd's Bush Empire di Londra il 23, al Palazzo dei Congressi di Lugano il 25 ottobre. Poi il cantautore si sposterà oltreoceano, sarà infatti al Regent Theatre di Boston il 5 novembre e il 7 al Tovenhall di New York, storico locale di Broadway dove ha suonato anche Bob Dylan.